Diario di bordo. Appunti sulle piccole e grandi cose di ogni giorno. A cura di Simona Panico, una produzione Radio Più Roma. Riflettevo su questa frase del Vangelo che dice Gesù, il Vangelo di Luca. Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Quando leggevo questa frase o meditavo su questa frase, non so cosa viene in mente a voi, a me viene in mente un uomo che sta in un campo, non so bene come sia fatto un aratro, però con una specie di macchina che tiene con le mani a destra e a sinistra e va su questo campo e ara, un campo grande. E però qui dice: chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è degno del regno dei cieli. E io immagino questo uomo che prende e torna indietro con l'aratro. Però se leggiamo bene, qui dice: chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro. Quindi non dice torna indietro, ma si volge indietro. Si volta a guardare quello che ha lasciato. Continua a camminare, continua a arare, però si volta. Io penso che rappresenti un po' noi quando continuiamo nella strada della fede, crediamo ad alcune cose, o a tante cose. Però a un certo punto ci stanchiamo e quindi ci voltiamo indietro, no? Questo volgersi indietro dell'anima, lo sguardo dell'anima che guarda ai piaceri che ha lasciato, guarda le occasioni di peccato che non ha perseguito, guarda a ciò che non ha fatto, che avrebbe dovuto fare, e guarda anche alla vita dei peccatori con una certa invidia, pensando: io però queste cose non le ho fatte, non le posso fare. Però va avanti e si crea una specie di schizofrenia, no? Immaginate quest'uomo che ara e però sta con la testa rivolta indietro, cioè ara però è girato con la testa indietro. Prima o poi va a sbattere, anche se il campo è ampio, prima o poi troverà un ostacolo, troverà un confine. Quindi oggi l'invito che vorrei farvi è, e che vorrei fare a me prima di tutto, è a non essere schizofrenici, cioè a non andare per una strada con la testa e con il cuore, con la nostalgia rivolta alla strada che abbiamo lasciato, ma consapevolmente, per inseguire la strada di Gesù, che è quella della gioia. E vediamo che cos'è che guardiamo con nostalgia e che cosa vorremmo ancora avere che non abbiamo, e presentiamo al Signore queste nostalgie, guardiamole in faccia e vediamo se vale la pena girare l'aratro e tornare indietro, oppure seguire il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.